Buon pomeriggio, sono Giuseppe Basile, analista CEO che potete trovare al blog FibonacciStalking.it, posto anche regolarmente su Twitter utilizzando il nickname @FibStalker. Buon pomeriggio, oggi è il 10 gennaio del 2013 e sono le 5 del pomeriggio. Questa è una video review del contratto Eurofx Currency Futures e sullo schermo vedete il grafico giornaliero di questo contratto tradato sul CME Chicago Mercantile Exchange. In particolare il contratto continuo allineato con la scadenza del marzo 2013. E coloro che mi seguono sanno che nelle scorse settimane e mesi abbiamo individuato un'area di supporto in area 1,2680 sul nuovo contratto di marzo e quest'area di supporto ha un target in area 1,34 e 35 come mostrato in questo grafico. Nelle ultime settimane di dicembre e agli inizi di gennaio abbiamo identificato abbiamo identificato due livelli di supporto che dovevano essere, che ho raccomandato di monitorare attentamente. Il primo livello era una continuazione verso l'alto dai minimi di 28 1,28 e 90 e in quello in nella scorsa settimana ho suggerito di controllare attentamente il livello 1,34 e 55 al di sotto di questo livello e l'euro avrebbe avuto una correzione più in basso ad un livello che invece era tracciato dai minimi di novembre. Questo livello è in area catenaria 1,30. Come possiamo vedere, venerdì scorso il prezzo dell'euro-dollaro ha trovato supporto in quest'area e durante tutta questa settimana quest'area è stata rispettata e oggi ho voluto attendere la decisione sul tasso di sconto della Banca Centrale Europea e del discorso di Draghi, del meeting della BCE prima di registrare il filmato, allo scopo di verificare se questo livello di supporto fosse rispettato. Come possiamo vedere, questo livello di supporto è stato rispettato, quindi al momento il prezzo ha due target, un primo target in area 1,34 e 35 il secondo target in area 1,34 e 70 e nel seguito considererò solamente il target più basso in 1,34 e 35 che è un'ottima area dove prendere profitti e quest'area è stata anche confermata dal fatto che il livello 1,32 è stato superato al rialzo nel movimento di oggi pomeriggio. Quindi mi aspetto che il livello 1,34-35 venga raggiunto entro la prossima settimana e ci sarà poi, prevedo poi una continuazione verso l'alto entro l'area 1,38-30-38-50 come vi ho indicato nelle settimane e nei mesi scorsi. Voglio anche illustrarvi il trading plan che ho condiviso nel mio midweek update che ho spedito al 2 gennaio 2013. Spedisco questi aggiornamenti sia in lingua italiana che in lingua inglese e in particolare questo è il piano di trading che per l'euro che ho condiviso che ho condiviso appunto l'inizio dell'anno e c'erano due scenari. Il primo era un rimbalzo in 1,31,10, come abbiamo visto avevo indicato il prezzo da monitorare 1,30,55, il prezzo è andato al di sotto di quel livello e quindi è sceso in area 1,30 e in particolare in questo grafico avevo indicato 1,30,03 e il minimo del prezzo è stato 1,30,05, quindi con 2 pip di front run. E lo scenario 2 quindi è lo scenario che sta in questo momento si sta presentando con il prezzo che ha superato l'area 1,32 e è destinato a mio avviso a continuare verso l'alto nella giornata di domani e dagli inizi della prossima settimana.
E questo è quindi l'aggiornamento sull'euro-dollaro. Spero che questo aggiornamento vi sia stato utile. Questa sera invierò il midweek update di questa settimana, che invierò con un giorno di ritardo, e nel quale fornirò, come sempre, un aggiornamento sul dollar index, sull'euro-dollaro e sull'S&P 500 e i piani di trading per l'euro-dollaro e l'S&P 500. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata, vi auguro un'ottima giornata di trading domani e vi aspetto sul mio blog. Se volete ricevere i filmati a metà settimana e la domenica e la mia newsletter, potete iscrivervi liberamente e gratuitamente sul sito fibonaccistalking.it. Sulla sinistra della pagina iniziale trovate un'icona per registrarvi. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto, arrivederci.